Il virus avanza con oltre 19.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sale la curva dei contagi. 36.000 nuovi positivi oggi, quasi 6.000 in più di ieri, oltre 10.000 nella sola Lombardia. Il tasso di positività è al 4,7%, 146 le vittime. In questi ultimi giorni stiamo registrando un numero di casi sempre maggiore in soggetti giovani tra i 30 e i 40 anni. In questo momento il virus sta colpendo soprattutto i bambini. I primi vaccini Pfizer-BioNTech, ieri approvati anche dall'AIFA, saranno ripartiti nelle quote assegnate a ciascuna regione. Negli ultimi 15 giorni più richiami, più prime dosi e anche più prenotazioni. Il ritmo è di 500.000 somministrazioni ogni 24 ore. L'Italia si è svegliata in zona rossa. La vigilia di Natale blindata tra controlli e negozi chiusi mostra città ormai vuote e saracinesche abbassate. La mappa del rischio che si tinge sempre più di giallo. A Calabria, provincia di Bolzano e Friuli Venezia Giulia, da lunedì si aggiungono anche Marche, Liguria, provincia di Trento e Veneto. Due posti a tavola in più per i pranzi delle feste. È la regola che ci permetterà di trascorrere in compagnia i giorni di Natale e Capodanno. La richiesta delle regioni è di non penalizzare i vaccinati, ad esempio richiedendo loro il tampone per entrare al cinema o a teatro. Sono i primi risultati degli esperti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie che su 5 casi sospetti hanno individuato 3 casi di variante inglese del virus. La stima che si fa del tempo di raddoppio la variante Omicron è circa di 2 giornate.